Benvenuti a Compila, quindi va. Sei là, bonsoir. Vediamo la musica che poi dopo me la scordo e la live rimane troppo silenziosa. Sì. Che poi me la scordo e non va bene. Adesso le tiro anche un po' a basso. O più su o più giù. Più giù. Ciao a tutti quanti. Oh, vedo poco fa, a mia insaputa, siamo arrivati precisi ai 300 follower. Ero al 299 da due settimane. Dopo vado a vedere chi è il 300esimo che ha aggiunto, che ha fatto cifra tonda, e quindi siamo a cifra tonda. Dai, non sono tanti, neanche pochissimi, su, via. Ma povere anime sperdute. Allora, spero che si senta bene, perché stasera non avevo voglia di cuffie. Hello, Dalex, ciao, benvenuto. O welcome, dipende se italiano, inglese. Parlo italiano, ma per rispetto verso gli inglesi. Benvenuto o benvenuta, dipende da, nel caso mi farai sapere, che non so quanta gente, un po' di gente vedo, no, in realtà non vedo niente perché non riesco mai a vedere un tubo da questa interfaccia, mi devo decidere a configurarla, però non ce la faccio mai. Sente benissimo, dovrebbe sentirsi forse non benissimo, cioè non come il microfono, però siccome ho un corso anche domani, quindi mi dovrò tenere le cuffie, probabilmente farò come oggi perché vedo che vado via più comodo, volevo essere più libero perché non ho un gran microfono, cioè fino a un po' di anni fa non era male questo microfono, dopo... Chiaramente con la pandemia sono usciti modelli molto più all'avanguardia e quindi, ma per il momento mi accontento dei mezzi. Ciao Marco, ciao Sandro, ciao a tutti quanti, e che oggi è giovedì, che domani è venerdì, e quindi ci sono un po' di belle notizie. Intanto è uscita la versione community di Delphi. Non mi ricordo se è ancora, ok, c'è ancora un faccino più leggero, esatto, senza il peso della... Ah sì, perché l'altro giorno ho rivisto una live e mi sembravo tipo super classifica show, che c'era il DJ che c'aveva le cuffione, quindi mi è venuto in mente, non so, questa cosa qui. No, vabbè, sono... cuffie anche abbastanza comode di per sé, ma va bene, vanno bene per il gaming, quindi quando andiamo a giocare. Infatti ho fatto questo esperimento sociale, ho detto ma chissà se c'è gente veramente che si riguarda le, perché c'è chi mi dice mi riguardo le live in replica, ho detto ma chissà se sarà vero, però effettivamente ho visto che sul canale ci sono le live di gaming che ci sono 30 visualizzazioni e le altre ne hanno 60-70, quindi vuol dire che effettivamente c'è qualcuno che segue le live di programmazione, cioè non sono a caso, perché i numeri sono, come dire, sono uno il doppio dell'altro e il gaming tira di più, nel senso che come parole chiave c'è più facile che qualcuno cerchi il gioco che non programmazione in sé, quindi ci sta. Scusate, ma secondo me il sito è in Bavcadero. Non so se la V è voluta, però ci sta, perché va detto con l'R Mosha, in Bavcadero. Non lo so, non ho provato, ho messo il link, ma effettivamente non ho... Controllo anche se sia valido, perché non si sa mai che... Embarcadero... Io non faccio testo, perché a volte ho una connessione... Sì, effettivamente siamo un po' inchiodato. Vabbè, però delfiembarcadero.com è un altro sito, diciamo, esterno
Se vado invece su embarcadero.com va molto più, va molto più spedito, quindi no, dicevo, hanno aggiornato la versione community, che è una bella cosa. Infatti una domanda che avrei fatto presto è: ma quindi questa versione community viene aggiornata oppure no? Perché effettivamente ci stava, era un'ottima occasione, perché comunque la 11.3 quantomeno è abbastanza stabile, se ne parlava giusto oggi rispetto, insomma, ai predecessori. È una versione abbastanza stabile, quindi vale la pena crearci, come dire, una ritagliare la community su quell'edizione, perché comunque quella è un po' più aggiornata ma anche stabile, quindi un po' più usabile, ecco, da un certo punto di vista. Ovviamente non che le precedenti magari non lo fossero eccetera, però l'SP sappiamo che ci dava un bel po' di mal di pancia, mentre nell'ultima release è stato abbastanza, sono state sistemate un bel po' di cose, ecco, quindi sicuramente. Che poi era difficile diagnosticare, so solo che a volte ti trovavi ad aver bisogno di qualcosa e non ce l'avevi, quindi, come dire, che fare, ci bloccava, faceva cose un po' strane. Rimane solo il bug quando fai l'override dei metodi con control spazio, però vabbè, prima o poi arriverà anche quello. Vedremo se questa è l'ultima, tra l'altro, versione 11, penso di sì. Quindi la prossima release sarà una 12 o comunque qualcosa di più, come dire, di più nutrito, mi viene da dire. Questa è proprio una release, stable release, quindi. Per cui, se conoscete possibili interessati, fateli scaricare o aggiornare, se ce l'hanno già, la versione community. Pare che se ce l'hanno già dovrebbero farlo lo stesso, quindi perché sono costretti, quindi chi ha la community deve rinnovare di anno in anno e comunque tenere sempre l'ultima release, quindi aggiornare la release. Ci sta, alla fine poi serve anche quello, a tenere un po' di persone, fare utilizzare l'ambiente, poi eventualmente se, diciamo, commercializzano i prodotti, la community release rimaneva indietro di una major release. Probabilmente per questo motivo, perché con la nuova release in realtà lasciamo la community a quella più stabile della precedente, che secondo me ha anche un senso da questo punto di vista, considerato che magari uno la suggerisce per scaricare anche per motivi promozionali, avere comunque le feature stabili, comunque prendere la versione più stabile, e poi comunque si bilancia un po' lo sforzo di tenerla, di mantenerla, con quello di non doversene, diciamo, preoccupare ad ogni release, perché comunque sono le release semestrali, sono abbastanza frequenti per via degli aggiornamenti delle piattaforme mobile, quindi chiaro che dovesse uscire qualcosa di bloccante, però ecco, comunque adesso sono allineati. Sì, poi hanno allineato le ISO, avevo letto, quindi abbiamo le ISO, cioè chi scarica la ISO adesso, l'installer praticamente scarica la versione già con la patch, e la community dovrebbe essere sulla 11.3 patchata, quindi community e non community, professional dovrebbe essere tutti sulla stessa, se si va a scaricare sulla stessa release, sulla stessa versione, che è una buona cosa, quantomeno c'è meno confusione. Problemi ufficiali, beh, cercando su blogembarcadero.com presumo si arrivi, è un po' che non la guardo, non faccio caso, però blogembarcadero.com, non trovo il sito, ovvero blogsembarcadero.com, sì, ci mancava la S allora, giusto. Gem update, bad stroll, community, bla bla bla, roadmap, poi condivido anche lo schermo se trovo qualcosa, perché mi ha portato nel sito
L'ultima, no, 2020 impossibile che quella sia l'ultima. Perché no, l'ultima l'hanno fatto vedere nell'ultimo webinar di rilascio, quindi questa direi che non è senz'altro l'ultima, 2020. Delphi Roadmap 2023. Ma ci arriverò. Perché me lo metti in tedesco? Mi mette questo il sito in tedesco. Hola, inline build, patch, release. Vediamo se scroll e si trova qualcosa. What's coming from C++ Builder. Update subscription, great license, boh. Non vedo latest feature, fix upgrade, bla bla bla. No, non trovo, non la trovo, sicuramente ci sarà da qualche parte nell'ultima presentazione, c'è, ma non mi ricordo neanche quali erano poi i team delle prossime release, quindi ci devo buttare un occhio. What's new in RAS Studio webinar replay. Questo è il webinar di presentazione dove di solito qualcosa fanno vedere. Vediamo se trovo What's great, RAS Studio IDE, focus, target, changes, team, toolchain, new feature. Vedo che ci sono un po' di demo. Strano che qui non abbiano fatto vedere il roadmap. No, non sembra esserci. No, nell'ultimo webinar non c'era un roadmap, quindi bisogna andare ancora più indietro. Quindi bisogna andare a pescare. Vabbè, adesso farò un po' di ricerche se riesco a pescarle fuori. Bene, allora, parte questa news. Direi che è abbastanza comunque apprezzabile, visto che abbiamo il blog di Cantù, se forse c'è qualcosa. Release anniversary, Malawi, online. No. Search this blog, roadmap. New Delphi roadmap released. Updated Delphi roadmap dicembre 2022. Ok, questa forse no, dice che pubblicherà una roadmap, quindi all'ultimo sembra veramente essere quella di novembre 2020, però mi pare strano che non siano uscite non siano uscite altre. Qui si parla ancora di 10.5 Research Areas, IDE Code Editor, New Code Editor, DevOps Integration, Visual Asset for Delphi. Ci sono un po' di cose che erano a suo tempo aree di ricerca, quindi diciamo riguardanti l'IDE. Spero che in realtà sì, ci lavorino un po', perché effettivamente è rimasta la parte un po' più vecchiotta, un po' più da svecchiare al momento, però ci sono delle discrete novità, come l'ultima con l'Open Tools API, con la possibilità di scrivere nell'area del codice, avere un parser SP, cioè bisogna un attimo consolidare quella parte lì, però stiamo andando bene, come si suol dire. Allora, tema della serata, così non ci perdiamo troppo in chiacchiere, visto che ovviamente non ci sono. Poi a breve ci sarà il Delphi Day,
quindi a Piacenza il 6-7 giugno, il programma è ancora under construction. C'è ancora una call for paper ancora aperta che finirà il 30 aprile, quindi se qualcuno vuole portare qualcosa parli ora, no, fino al 30 aprile, ancora qualche giorno per mandare la propria proposta e poi speriamo di incontrarci. Non so se qualcuno di voi sarà presente alla conferenza, io direi, spero comunque di riuscire ad andarci in ogni caso e poi vediamo, visto che è una delle prime occasioni, quantomeno dopo ET DevCon dell'anno scorso, di vedere un po' di persone dal vivo, e non è che non è mai una brutta cosa, anzi diffidei da tanto che un paio d'anni che non si fa dal vivo, quindi conviene. Allora, dicevamo, direi di partire con l'argomento era la prosecuzione di quello che avevamo iniziato a esplorare la volta scorsa. Sarà la prima assenza del DFD dopo decenni di onorata presenza. Vabbè, poi ci sono le varie, ci saranno tante poi occasioni di trovarsi, e quindi in me che non si dica, ci sarà un'altra conferenza, visto che sono anche abbastanza gettonate di solito, e quindi per trovarsi ci sarà senz'altro occasione, anche poi fuori dalla conferenza si potrebbe sempre anche sul Defi Club Italia provare un po' a organizzare qualcosina, tipo il Pia Delphi Day, che di solito era una proposta che esce spesso, cioè quella di unire la piadina a un Delphi Day in realtà virtuale, quindi è piadine e delfisti, niente di quindi può anche essere che magari nasca un qualche evento collaterale, non lo so. Allora, dunque, io lancio Delphi come al solito, così poi ce l'ho pronto. Sono dimenticato di cambiare i caratteri, di mettere i caratteri più grandi, che forse in progettazione poi non si vede bene, ma ormai l'ho lanciato così, non lo vado a fare perché altrimenti mi si scombina tutta la live di solito. Allora, volevo proseguire, adesso cambio inquadratura. Il percorso fatto la volta scorsa, avevamo provato a fare un'applicazioncina 3D, ci eravamo divertiti con a vedere la terra che ruota dentro l'app mobile, e quindi abbiamo visto un po' i componenti della parte 3D di FireMonkey, molto interessante, avevamo fatto un'applicazione 3D, abbiamo visto che l'applicazione 3D crea un form 3D, in questo caso quindi non un form bidimensionale ma un form tridimensionale. Avevamo testato l'evento render, cioè il form quando deve disegnarsi, è un evento in cui noi possiamo usare un canvas 3D, in questo caso quindi un oggetto canvas che, come per chi conosce Delphi, abitualmente ci lavora anche con la VCL, l'oggetto che usiamo abitualmente per disegnare, quindi quando andiamo a mano libera, come si suol dire, usiamo il canvas, e in quel caso un canvas 3D, perché ha dei metodi per disegnare non solo forme bidimensionali ma anche tridimensionali, quindi c'era questi metodi con funzioni primitive per fare delle linee, per disegnare in tre dimensioni con qualche helper che in realtà fa già parte di FireMonkey, quindi importando la relativa unit si poteva utilizzare, che tracciava questo cubo. Poi abbiamo visto che in realtà per la maggior parte di queste primitive esiste un componente che le incapsula, quindi piuttosto devo disegnare un cubo, piuttosto che intercettarmi l'evento render, andare nel render e dire disegnami un cubo, prendo il componente e lo piazzo sulla finestra e ottengo lo stesso effetto, cioè vado a occupare uno spazio dove questo componente all'interno chiama fondamentalmente le stesse funzioni
e mi disegno un cubo, con la differenza che il modo in cui me lo disegna, quindi i parametri che di solito passiamo, quindi la X e la Y, ma in questo caso abbiamo anche delle rotazioni su tutti gli assi, perché siamo ovviamente in un contesto tridimensionale, sono impostabili da proprietà. Quindi invece di chiamare una funzione e variare i parametri, noi variamo le proprietà, cambiano i parametri della funzione, vediamo il cubo che viene disegnato e si muove. Poi l'altro effetto che avevamo provato era al posto del cubo mettere una sfera, quindi abbiamo tutti questi oggettini che sono le forme tipiche praticamente della tridimensionale che possiamo rappresentare tra coni, sfere, cubi, e le avevamo avvolto attorno la texture della la cartina della Terra, avevamo fatto il globo terrestre. E il vantaggio di avere proprietà è tanto più facile da configurare l'oggetto, ma ogni oggetto chiaramente può fare sempre da parent per gli altri. Infatti avevamo posizionato un altro componente che è il famoso dummy, adesso non so se lo riutilizziamo ancora, che fondamentalmente disegnava un cubo, ma un cubo transiente, cioè quando lanci l'applicazione non si vedeva quel cubo, ma veniva disegnato perché aveva l'effetto di creare una sorta di scatola virtuale dove noi possiamo mettere all'interno degli oggetti, ovviamente posizionandoli nello spazio. Abbiamo sempre X e Y, ma con la Z li mettiamo più vicini a noi o più lontani, perché siamo sempre... E quindi questo dummy aveva la forma di una scatola che poi diventa completamente trasparente e a runtime non si vede, però il vantaggio che ha è che se noi mettiamo degli oggetti all'interno posizionati in un certo modo e cambiamo la rotazione della scatola, è come se noi come dire, avessimo una stanza, la ruotiamo e vediamo tutto quello che c'è all'interno ruotare assieme ad essa, quindi ruota, lo zoom, tutte le cose che andavamo a impostare avevano effetti su tutto quello che c'era dentro. Questo vale in generale per tutti i controlli FireMonkey bidimensionali, vale anche per quelli tridimensionali. Rispetto al cubo tradizionale, il dummy dà questa possibilità, però non, come dire, non è visibile, quindi rimane comunque una scatola virtuale, mentre il cubo normalmente lo vediamo, dovremmo essere noi andare a rendere trasparente. Quindi fondamentalmente la differenza è un po' questa, un po' come la differenza tra il layout e il pannello, cioè il layout vi dà una cornice, mettete dentro dei controlli, se la spostate i controlli che sono all'interno ovviamente si spostano anche loro, mentre la parte 3D non ha il layout ma questo dummy, questo fantoccio appunto. Carino, perché poi ogni oggetto, abbiamo visto, aveva le sue maniglie, quindi o andiamo a impostare le proprietà oppure cliccando su queste maniglie andavamo a ruotare l'oggetto come ci pareva e riuscivamo a dargli un effetto. Il vantaggio poi di avere le proprietà per chiamare le funzioni e disegnare questi oggetti è che le proprietà si possono sottoporre direttamente anche a design time delle animazioni, quindi trasciniamo la float animation ad esempio dentro il nostro globo terrestre, avevamo impostato sull'Y, quindi l'asse verticale, un'animazione che andava a cambiare in valore 0-360 gradi in loop in 2 secondi, e quello che si ottiene a runtime è che animando quella proprietà si vede la sfera che ruota. L'avevamo un po' orientata, l'avevamo un po' regolata, cliccando la facevamo ingrandire e ridurre con un'animazione creata in questo caso al volo, quindi ci sono anche delle funzioni degli helper per invocare un'animazione e dirgli ok, vai a prendere queste proprietà e in tot tempo con questa funzione portala da questo valore a questo valore nel caso della float animation. E il vantaggio di usare quegli helper è che crea il volo l'animazione, la esegue e poi alla fine l'animazione viene, come dire, eliminata, viene scartata al termine in automatico, quindi invece che chiaramente se io ho tante animazioni le voglio regolare, voglio vedere e configurare il design time, le prendo e le trascino, invece in questo caso le posso usare tranquillamente a, come dire, a runtime, se ho bisogno di usarne tante non sto a mettere tutti i componenti, chiamo la funzione, gli dico fammi questa animazione, l'animazione viene creata, parte e poi si autodistrugge, quindi fa tutto in automatico. Quindi molto bello, molto efficace, molto funzionale, e questo è un po' il riassunto della puntata precedente. Poi abbiamo buttato tutto su anche su un'applicazione
abbiamo compilato su Android, abbiamo visto che anche su Android c'era la Terra che girava e faceva le sue, dava il suo effetto, e quindi ti girava, forse si vedeva quasi meglio sul telefono che non per io che ce l'avevo vicino. E quindi volevo andare avanti con gli esempi che propone sempre questo libro, che è il Expert Delphi, è il libro di Pavel Glovaci, compianto Pavel Glovaci, che contiene, diciamo, ha un capitolo dedicato al 3D. Io ho un paio di librini che parlano di questa cosa, e uno degli esempi era appunto La Terra che ruota. Andiamo a vedere se riusciamo a riprodurre qualcosa di diverso. C'era ad esempio un effetto, allora intanto si parlava di scena 3D interattiva, e quindi volevo capire un attimo come, perché ovviamente la cosa più intrigante è andare, come dire, a pistolare, come si dice in italiano, su questi oggetti e fargli fare magari qualcosa agendo poi sul, come dire, con il mouse, con il tocco, a seconda del dispositivo. E poi il bello di andare avanti è vedere un po', come io appunto, come ho sempre detto, siamo in discovery, cioè stiamo scoprendo queste cose perché sono ignorantissimo lato 3D, andare a vedere quali sono anche quegli altri componenti che abbiamo a disposizione, come la camera. Cioè l'altra volta abbiamo applicato una texture che era un'idea carina, una cosa carina, andare a vedere la camera, come si mette con questo oggetto dummy, come si possono magari manipolare, ottenere degli effetti, quindi come dire, andare a creare un qualcosa che sia un po' più interattivo e ci faccia scoprire dei nuovi componenti di questa famiglia legata appunto al 3D di FireMonkey. Quindi qui mi leggo in diretta, così vabbè, in inglese, ma traduco. Andremo a mettere qualche cilindro, qualche cono, ok, di oggetti 3D, quindi color materials, quindi presumo che ci farà mettere un po' di, ce li farà colorare, non so se con delle immagini o con delle sfumature. C'è la questione delle luci, interessante, e poi un componente T-camera, che andiamo a vedere cosa. Ho sentito parlare male nel Delphi Club, che c'è chi ha dei problemi con questo componente. Andiamo a vedere che cosa fa, così ci smalizziamo. Quindi creiamo un nuovo progetto multi-device col solito wizardone. Qui ricordatevi che fondamentalmente avete diversi tipi di applicazioni, ma i template principali sono Plank Application, che è la versione, cioè l'applicazione 2D, e la 3D Application, che è quella che vi inizializza l'app per col viewport, con la forma 3D per mettere cose tridimensionali. Tutti gli altri, cioè tutta questa famigliola qui, sono fondamentalmente questo, con un qualcosina in più, leader, il footer, leader. Cioè i progetti sono 2D e 3D, queste sono varianti che già vi apparecchiano l'applicazione con dei tab con la navigazione, un avanti e indietro, master detail, leader e footer, con un po' di roba già pronta. Quindi noi prendiamo questa qui, la 3D application, che fa proprio un'applicazione molto, molto semplice, vuota, con il form 3D. Io spero che le scritte, anche se piccoline, ci leggano bene. Comunque il codice lo teniamo, come dire, zoomato, così questo sappiamo che si legge bene. Avevamo fatto questo Moving Earth, questo lo chiamerei, come lo chiamerei? Scene test, ok, allora scene test forms, chiamo main, il progetto lo chiamo scene test, ok, quindi questo diventa il nostro name
main form, tanto poi non è importante perché fa solo da contenitore, quindi non è che dobbiamo poi curarlo più di tanto. C'è degli uniforms, ok, form RTD, qui propone un nome, ma allora ho sbagliato a fare, mi sono sbagliato, no, scusate, ma ho sbagliato perché dovevo fare, in realtà c'è anche scritto bene, dovevo fare in realtà un'applicazione 2D, perché nel demo ci fa vedere come mettere in un'applicazione 2D roba 3D, quindi si può fare anche il mix and match, come dicono. E allora questa la chiamo interactive demo, visto che adesso è demo interattivo, interactive demo forms main, ok, e interactive demo project, ok, questa è sempre la name, la main form, però stavolta è una finestra 2D, quindi finestra bidimensionale. Come facciamo a renderla tridimensionale? Possiamo aggiungere un componente speciale, quindi questa è la prima volta che io lo uso in assoluto, per cui che è il viewport 3D, puff, ok, cioè questa è un'applicazione bidimensionale, vogliamo mettere oggetti tridimensionali, abbiamo la viewport che è un po' come dire, ci ricaviamo un'area, un frame, un riquadro, dove in questo caso, a differenza del resto che è bidimensionale, qui dentro possiamo creare oggetti 3D. Quindi è come avere una form 3D dentro una form 2D. Cioè, immagino che se io qui vado a cercare il componente dummy e lo butto nel viewport 3D, lo vedo come l'ultima volta e magari posso andarlo a... Si vede poco perché questo viewport 3D c'ha un colore. Mi piace un colore più... Lo metto scuro, ecco, così si vedono anche gli altri componenti. Poi non so se aveva in mente un colore particolare il demo. Se questo lo trascino sul main form, però che succede? Lo seleziono, ma non si vede niente, quindi cioè questo componente può andare sul form, essendo un form 2D non ha nessun effetto, mentre all'interno del viewport il viewport 3D è l'unico, come dire, contenitore dove questo elemento può avere una sua visualizzazione, perché appunto sfrutta le capacità del 3D. Quindi viewport 3D, questo andremo a utilizzare un dummy component, quindi quello ce l'ho già messo, quindi perfetto, come se avessi già fatto il lavoro. Poi con le maniglie o con le proprietà qui delle dimensioni ve lo potete customizzare, ve lo potete ruotare giù in base a tutti gli assi che volete. Cioè queste ovviamente sono per impostare la rotation in maniera molto rapida, però se lasciamo tutto a 0, 0, 0, 0, lo abbiamo, come dire, resettato. Mi piace averlo in forma, no, non position, dov'è il size, lo scale, ah no, questa c'è la dimensione, rotation 0, allora altezza mettiamo 10, profondità 10, altezza 10, così diventa un cubone perfetto, bel cubone. Position è 0, vuol dire che dovrebbe stare centrato all'interno della viewport, perfetto, ok. Quindi lui dice di chiamarlo dummy camera, quindi non il viewport, questo chiamarlo dummy camera, non farà confusione poi con la camera, non lo so. Drop the component, dammi camera, drop the t-camera component. Quindi andiamo a prendere questo componente t-camera component, vuole t-camera o t-camera component? C'è anche questo t-camera component che non ho idea
Ah no, questo è il T-Camera Component di FireMonkey per le foto. Non è il Camera Component, ok, ci sta. Da non confondersi, cioè questo è il componente per interfacciarsi alla fotocamera del cellulare, delle applicazioni, quindi per scattare la foto. Questo è il Camera Component, ok, che ci sta. Ma deve essere figlio di... no, deve stare sul form. O meglio, qui dice drop on the form. Adesso poi vedo. The starter view, drag onto dummy camera. No, deve essere figlio del componente dummy. Ok. Camera 1. Qui dice di chiamarlo camera Z. Ok. Ancora non so bene cosa andrà a fare, quindi... By default, camera component ha una posizione di 0, 0 e meno 5. Ok. E guarda lungo l'asse Z. Ah, ok, perché davanti c'è quel coso rosa. Non so se si vede questo coso rosa che penso sia il... La camera, però, cioè come se uno ce l'avesse in mano, guarda lungo l'asse Z perché effettivamente sta guardando dritto, cioè in profondità. Ok, quindi noi cosa dovremmo fare? Dovremmo portarlo a meno 10. Meno 10, quindi viene più vicino a noi. Quindi Z è sul fondo, e più mettiamo in negativo, più si avvicina. Ok. Saranno 8 mm, non lo so. Cambiando la rotation angle del dummy component a cui appartiene la camera, andremo a cambiare la locazione della camera nello spazio 3D e questa costantemente andrà a guardare all'inizio, diciamo, del sistema di coordinate, quindi l'origine del sistema di coordinate di dove stiamo piazzando la nostra scena. Adesso ho tradotto da schifo, me ne rendo conto, però facendolo capisco che cosa. Changing the rotation angle, quindi se io provo a fare così. Ah, ok. Quindi questa rimane ferma, diciamo è un modo per impostare un sistema di riferimento, cioè questa camera posizionata in questo modo agisce da sistema di riferimento per gli oggetti che mettiamo all'interno, cioè gli oggetti che li mettiamo all'interno, se è 000 sta al centro, però questa camera che è offsettata, cioè sta in un'altra posizione, rappresenta gli stessi oggetti da un altro punto di vista e quindi probabilmente fa da origine in qualche modo, non lo so, adesso vado a fare la scena poi capisco. Quindi cambiando la posizione Z della camera avremo la possibilità di vedere la scena da una distanza più vicina o più lontana. Ok, adesso è andato troppo, mi è venuto in faccia praticamente fuori dallo schermo, quindi 0 starà in fondo e attaccato al bordo, meno 10 viene indietro, siccome il mio cubo è largo 10, 0 sta su quella faccia, meno 10 sta sulla faccia che praticamente è davanti ai miei occhi in questo momento. Ok, ok. Scegliere della position del camera. Ok. Facendo apparire la visualizzazione più grande o più piccola. È una sorta di selfie stick a cui la nostra camera è attaccata. Quando l'utente muove il dito orizzontalmente sullo schermo, andrà a cambiare questa dummy camera. L'angolo di rotazione in questo caso, in particolare quello dell'Y, quindi con un dito lo spostiamo in orizzontale, mi viene da dire. Moving the touch point vertically,
il beach engine di X-axis, ok? Quindi col dito, se noi scrolliamo in orizzontale, stiamo cambiando la rotazione sull'asse Y, che è quello verticale, esattamente come la Terra dell'altra volta. Mentre se usiamo il dito in verticale, è la X, che è quello orizzontale, che fa da asse di rotazione. Cioè, giusto, quello orizzontale sta fermo e andando su e giù col dito, quindi in verticale, è come se noi girassimo uno spiedo, praticamente, nell'altro caso, è come se girassimo da sinistra a destra e girassimo un mappamondo. Però quando il mappamondo ruota, l'asse è verticale, quello dell'Y. Ok, fin qui, scusate, ma la mia conoscenza di 3D è una roba, come dire, no, mi faccio i complimenti da solo. Quello è il massimo, ma fai schifo, dai, fai veramente schifo. Me lo dico da solo. Ok, io non conosco il 3D, e quindi sono in formazione a riguardo. Allora, ok, quindi lo zoom interattivo invece usando probabilmente il pinch, immagino, spero, cambiamo la Z e quindi ci avviciniamo e ci allontaniamo. Ok, drop the T-Light component e lo spostiamo sulla camera. Ok, quindi abbiamo T-Light, no, non la candela, da T, sta per T, quindi light finisce nella camera. Ok, deve essere figlio della camera. Ok, e ci sono, allora, è pratica comune aggiungere almeno un componente light alla camera, in modo che sia nella stessa posizione della camera. Ok, quindi che si muova, c'è una fonte di luce, quindi laddove è un po', come dire, è un po' come se la camera fosse il mio punto di vista e light fosse una torcia. Quindi se io guardo in un punto, muovo anche la torcia e si muove con me, quindi almeno un punto di luce dovrebbe arrivare dalla posizione in cui si trova l'osservatore. Però probabilmente se ne può mettere più di uno. Ci sono tre differenti tipi di luce. Lasceremo directional, però quali sono gli altri? Scusa, giusto per directional, point e spot. Abbastanza intuitivo, mi viene da dire, però sarebbe bello poi vedere. Ci sono altri due possibili valori, che sono point e spot. Ok, l'ho appena visto, grazie. E oddio, è successo. Questa applicazione c'ha dei problemi a determinare la grandezza dello schermo. Ok, quindi andando avanti, in generale può esserci, quindi potremmo mettere più di un camera component e più di una luce anche. Quindi in generale, allora, quello che ho utilizzato per esigenze di rendering deve essere collegato alla camera property del viewport o del 3D form. Quindi quella che abbiamo usato fino ad ora è una camera di default, quella che abbiamo messo è una camera custom. Generalmente ce n'è una di default, ma se noi andiamo nel viewport e scegliamo camera, possiamo dire use design camera false e scegliere qui la camera, mentre c'è camera Z. In modo che il viewport punti esattamente sulla nostra camera. Ok, quindi adesso andremo a costruire la scena, quindi mettiamo il componente dummy sul form. Ah, ok, quindi questo dummy camera
è una cosa, ok. Poi ne dobbiamo mettere un altro che non so se va, adesso lo metto sul form, e lo dobbiamo chiamare dummy scene. Quindi ne abbiamo due riquadri, quello grosso, questo grosso e questo piccolo. Adesso gli do un send to back, così mi piglio. Fammelo spostare, ma lascio lì tanto. Dobbiamo essere sicuri che appaia il dummy scene component. Dobbiamo aggiungere un cilindro. Beh, questo se voglio impostarlo, basta che faccio così. Non c'era anche un design visible o qualcosa del genere? Dummy scene, adesso questo lo metto a 5, lo tengo lì al centro e lo faccio solo un po' più piccolo, faccio un cubo, boh. Ok, quindi ci metto un cilindro che deve far parte della dummy scene. Ok, il suo nome sarà Seal X. Dobbiamo farlo più lungo e sottile, quindi la sua proprietà 8 diventerà 4, mentre la larghezza e la profondità diventano 0,1, così poco. 0,1 0,1, vabbè, diventa come una linea questa cosa qui. Allora va modificata la rotazione, rotation angle di ho messo z 270, in modo che sia localizzato sull'asse delle x. Ok, quindi 270 è un mezzo. Ok, ma questo posso allinearlo, tanto non c'è niente nella finestra client. Ok, hola, così ci vediamo bene. Bevo anche un goccio d'acqua. Ho avuto l'ardore di prendere la gassata, spero che non mi scappi un rutto come l'altra volta. Ok, ora appoggiamo e con questo siamo a posto. Ok, drop the T-cone, quindi andiamo a prendere un'altra figura, il cono. Vedete che c'avete tutte queste figure tridimensionali. Questo lo chiameremo con X. Ok, e deve appartenere al cilindro, quindi io l'ho appoggiato qui, ma deve stare dentro il cilindro, deve essere, si è già orientato, vedi, la sua altezza diventa 0,5 e 0,2 larghezza e profondità. Non si vede quasi. Boh, vabbè. La position Y va a 2. Quindi finisce in fondo. E rotation angle X va a 180. Quindi è come una freccia piatta. C'è una freccia piatta qua dentro. Ok, now we have a really nice arrow. Ok, è un arrow che sia così nice, boh, vabbè. Quindi dobbiamo fare un copy and colla del cilindro. Copy.
past nella dummy scene component, perfetto. Questo diventa un chill y e con il suo con diventa con y. Immagino che me lo farà rotation angle dell'x, no, di che cosa? ...180... mentre la z va a 0, quindi diventeranno... ah ok, sono proprio incrociati. Sono due frecce, una che guarda in qua, una che guarda in là. Chissà che diavolo dovrà farci, quindi... poi, ah, ma sta facendo praticamente la x, la y e la z, ok? Con dei cilindri. Allora, copia, incolla, questo diventa il cilindro z che contiene il cono z. Con z. E c'è il cilindro rotation angle x a 90. Non si vede al momento. Perché è coperto dall'altro, ok. We have the geometry right, quindi siamo a posto, ma tutti i componenti sono rossi, quindi non si capisce una mazza. Dovremmo attaccare qualche material agli oggetti 3D, quindi ogni freccia dovrebbe avere un colore differente. Facciamo un drop di tre componenti, light material source, material source x, y e z, ok, quindi light material source. Lo chiamiamo material source x, ok, y e z. Allora, questo è l'x, ce la possiamo fare. Material source y, material source z. Immagino che ognuno di questi implementerà una luce di colore diverso assegnata agli elementi, le frecce diventano luminose. Allora, change the diffuse color property red. Allora, RGB, quindi facciamo presto. Diffuse what is it? Red. Questo diffonderà un colore green. Prendiamo quelli primari. E il terzo, blu, la Z, rifletterà il colore blu. Appena la trovo, ok. Quindi material source è anche una proprietà dei coni, quindi material source, impostiamo material source x, ok, questo gli impostiamo l'y e allo z gli impostiamo la sua z, quindi di fatto diventa ok, sembrano più delle barre luminose, anche se non si vedono perché sono sovrapposte. Ok, sembra meglio, ma non è così. Quindi abbiamo la finestra con i tre material source. Vabbè, qui li ha messi nel viewport 3D, ma non penso che la cosa, non penso che cambi. L'importante è avere dummy camera,
camera Z e light luce della camera. Ok, poi allo stesso livello abbiamo la dummy scene che ha il cilindro, il cono, cilindro e cono, cilindro e cono, i vari material source che sono fratelli di dummy scene. Ok, a questo punto Camma fa l'ultimo step, è aggiungere il codice per muovere la camera. Quindi useremo il mouse down e il mouse move per avere l'illusione della rotazione. Infatti la scena rimarrà nella stessa posizione, ma andremo a cambiare la posizione della camera nello spazio. Ah, ok. Quindi noi non cambiamo gli oggetti, ma cambiamo la posizione di qui della super 8 della camera, e questo dovrebbe farci cambiare il punto di vista. Allora andiamo sul viewport, ci sono gli eventi, abbiamo mouse down e mouse move. Mouse down, mouse move, ok. Dobbiamo aggiungere anche un campo privato down di tipo T-point, perché non si memorizza se il tasto è premuto lo stesso. Non facciamo domande prima del tempo. Ok, allora aggiungiamo qui const rotation step che è di 0,3. Qualunque cosa, perché ci dovremmo ricordare l'ultima, anche l'ultima, questo F down serve per ricordarci l'ultima posizione in cui il mouse è stato risultato giù, in modo che è vero che mouse down e mouse move, c'è un effetto di ottimizzazione che elimina tutti gli eventi non gestiti. Quindi mettiamoci un to do, così non mi toglie gli eventi. Questo potremmo addirittura dichiararla qui, secondo me. Var. Vogliamo metterla direttamente nella classe. Quindi sul mouse down salviamo il nostro down point, chiamiamo una primitiva che crea un T point da un punto passando x e y. Sul mouse move solo però con lo shift premuto, strana scelta. Oppure si intende perché muovo il mouse, se lo muovo con lo shift premuto mi caga, altrimenti ok. Allora facciamo che if not left in shift esci, quindi ci muoviamo solo con lo shift. E come ci muoviamo? Facciamo dummy camera rotation angle x, due punti uguale, camera dummy rotation angle x, meno sto cercando di capire
y meno down.y per rotation step, ok. Qui ragioniamo magari un attimo sull'implementazione, che al momento allora la y è la y più meno, anzi più x per rotation step down point float x y. Ah, ok, quindi quando mi muovo li guardo le coordinate e dove ho iniziato a cliccare, facendo la differenza calcolo un delta che sommato moltiplicato per rotation step, quindi questa y meno down y vuol dire di quanto, qual è la nuova y rispetto alla y che avevo quando ho iniziato a cliccare. Quindi se io clicco poi mi sposto di un tot, accumulo un valore qui, rotation step mi consente di moderarlo, quindi di renderlo una frazione oppure fare il doppio, il triplo se va troppo lento. Questo rappresenta un incremento o un decremento, a seconda di come ci muoviamo, della rotazione su x, su y, e quindi praticamente muovendo il mouse a seconda che andiamo in su e in giù aggiungiamo e togliamo delle frizioni. E quindi è come se noi spostandoci facessimo spostare l'oggetto, quindi come se lo controllassimo. Ok, quindi se provo a fare un run giusto per, ok, beh, si manipola proprio quasi come se fosse qualcosa di naturale, quasi abbiamo cioè avendo le frecce orientate riusciamo a capire come è orientato lo spazio, perché la cosa poi difficile per certi versi a volte è intuire appunto questa cosa. Ok, fin qui direi niente di strano. L'ultima cosa da implementare è un vuoto di memoria, questo SS left, quindi è legato al shift state. No, left mouse button is held down, ok, allora combina già lo shift inteso come tasto shift ma anche gli altri tasti e se mettessi in OR con un touch diciamo che potrei distinguere il tocco dai click del mouse. Ok, stavo pensando che è un po' meno tanto viene usato solo qua mi sembra, quindi qui siamo ok. Dicevamo lo zoom
come lo fa? Lui suggerisce di centralizzare, scusate per, tanto per gli sbadigli, ma sono un pochino in coma oggi. Tra l'altro non vedo la mia cam dove è finita. Mi esplosa la cam. Poi boh. Eppure ancora attiva. Ma anche lo schermo mi sembra che si sia lievemente rimpicciolito. Sa che è successo. Scale to window. No, quella l'ho portata sotto. No, il codice non sparisce, per fortuna. Però non capisco. Non capisco che succede. Torno qui. Ah, sono. Mi si è capottata proprio la cam. Non ho idea di che cosa sia successo. Vabbè, non mi vedrete più nella live, non so cosa fare. Potrei provare a staccarla. Vede che OBS ha avuto un qualche problemino. Vediamo. Buono. Ma che? Che dire, niente, non sono più visibile purtroppo. Purtroppo mi hanno decammizzato, non so cosa faccio. Faccio un'ultima prova, non vorrei aver toccato qualcosa.
Stavo guardando che no, non dovrebbe. Adesso la provo in separata sede. No, con la swap la vedo anche bene, quindi non ho idea di che stia combinando. Se non c'è l'imprevisto non siamo contenti, quindi non va neanche quella integrata, non va proprio. Non va proprio la cam nel vero senso della parola. Vabbè, niente da fare. Vi accontenterete di vedere il codice. Che ci vogliamo fare? Bah, mistero della fede. Mi avrà messo un filtro. O chissà quale. Vediamo anche gli no, niente da fare. Vabbè, o oh, amen. Cose che succedono. Non si vedrà la mia faccia per tanto non era nulla di che, quindi. Allora, dicevamo, ok, quindi siamo qui. Questo abbiamo visto che funziona. Dicevamo di passare al di guardare lo zoom. Come fare lo zoom? Dobbiamo creare un metodo che faccia intanto lo zoom in separata sede, quindi procedure do zoom. Qui mette un parametro in per dire che zoom all'interno oppure all'esterno. Perfetto, quindi mettiamo delle costanti, ad esempio zoom step uguale a 2. Camera max z uguale a meno 2, quindi quanto ci si può avvicinare. Camera min z uguale a meno 102, è un po' esagerato, diventa veramente piccola. Dopodiché mettiamo una var che chiameremo new z, l new z, che deve essere double o single, quindi con la virgola. Ok, quindi if, se zoomiamo all'interno, new z diventa camera z position punto z più zoom step. Ok, quindi incremento di 2, altrimenti farà un decremento, immagino. Ok, magari c'era modo di scriverlo un po' meglio.
per dire di andare avanti e indietro. E questo imposta una nuova Z da aggiungere. Se L new Z è minore di camera max Z, and new Z è maggiore di camera min, camera Z position, questa c'è per forzare probabilmente il fatto che se cede due punti uguale, se cede dei limiti, se scende troppo sopra o troppo sotto, noi mettiamo i limiti. Do zoom declare bar never used, è giusto, l'abbiamo dichiarato ma non lo utilizziamo. Praticamente non arriva mai a valori positivi, quindi la camera non esce mai dal cioè non ci allontaniamo così tanto dalla scena, ecco. Quindi viewport 3D è sempre il nostro interlocutore, ha un evento mouse wheel, quindi se metto mouse wheel to zoom, wheel delta vuol dire di quanto il delta rispetto al valore di prima, quindi se il valore incrementale è positivo vuol dire che sto incrementando, altrimenti sto decrementando. Lo uso per stabilire se fare lo zoom all'interno o all'esterno del valore. In questo modo, diciamo, nelle piattaforme mobile non c'è né mouse né wheel, quindi il modo più naturale è usare le gesture o gestire gli eventi legati al touch e a tutto il resto. Quindi però intanto vediamo se questo funziona, poi dopo aggiungiamo altre implementazioni. Quindi io questo intanto lo posso spostare, scorro con la rotellina e partiamo, andiamo a meno 102 fino a una dimensione di meno 2, che è vicino allo 0, quindi vicina al mio naso, in poche parole. Quindi se ingrandisco qui ad esempio il punter ruolo mi arriva, se voglio fare una freccia che parte dal fondo, voglio fare una cosa del genere, e quindi zac zac, molto fluido, molto ok. Quindi distance between too much points, quindi invece lato touch, quello che normalmente siamo abituati a fare è usare due dita, quindi come dice qui, quello che dovremmo misurare è la distanza tra due punti, che sono la distanza tra le due locazioni in cui io appoggio le dita contemporaneamente. Quindi se quella distanza aumenta, sto aumentando il valore, se quella distanza diminuisce, sto unendo le dita, quindi devo diminuire il valore. Quindi di fatto ci dovremmo tenere un last distance non so se intero va bene, direi, però va bene. Ok, quindi andiamo sul nostro viewport in cui dovremmo avere, a parte questi eventi simpatici, un touch manager.
il touch manager può gestire tra le feature, tra le gesture, la gesture di zoom. Ok, ok, infatti mi stavo chiedendo perché dovrei scegliere una gesture se poi me la devo gestire io, perché abbiamo però una cosa interessante. Ovvero, se espando la touch property, ok, metto lo zoom, abbiamo la form gesture, abbiamo un evento che ci viene scatenato quando viene eseguita la gesture. Quindi se io gli abilito lo zoom e intercetto la gesture, quando appoggio le dita, allargo e stringo, finisco qui dentro. Riconosce la gesture, mi scatena l'evento e mi viene a passare tutte le informazioni, cioè qual è la gesture, se l'ho gestita interamente oppure no, quali sono i parametri, ad esempio se ho le due dita. Quindi ciao Viggy, stavo configurando un Oracle Folding Home, ma alcune dipendenze sono deprecate per problemi di controllo, quindi posso runnare solo il client su una VPS. Molto interessante. Benvenuto. Dopo, se cerchi aiuto, non sono esperto di Oracle. E quindi non posso, non riesco a farmi vedere in cam perché si è bloccata la cam, tra l'altro, e quindi purtroppo non posso essere molto di aiuto. Magari se qualcuno in chat è esperto di... Ma secondo me il problema è che non bisognerebbe fare queste cose a quest'ora, bisognerebbe... che non va bene fare questo genere di attività, bisogna rilassarsi. Già quello che sto facendo io, che è relax, non va bene. Allora, quindi qui abbiamo do zoom, ok, quello funziona. Come gestiamo, come si... In pratica Oracle offre il free trial per alcuni tipi di macchine. Ah, so, c'è anche la come si dice, il container per Docker. Lo gioco, mi sono messo a configurare per tenerla attiva. Prima o poi dovrò dargli un'occhiata anch'io, perché ho avuto la fortuna fino ad oggi di non averci mai a che fare con nonostante sia molto diffuso. E quindi considera che sono un hobbista, ma anch'io su quello sono molto hobbista. Allora, quindi, perché ero nel bel mentre di una cosa. Allora, andiamo a gestire nell'event info, abbiamo un gesture ID che ci dice qual è la gesture. Se la gesture è IG zoom, vuol dire che abbiamo zoomato. Abbiamo fatto Waffan Zoom, quindi I'm a laureate diplomato. Io sono diplomato. Stavo per dire felicemente diplomato. No, in realtà sì, cioè felicemente, però come dire, sicuramente farsi un bel percorso universitario mi avrebbe dato molte più conoscenze, però diciamo che ho cercato di risolvere con la pratica, di dedicarmi alla pratica in modo da recuperare. Sono partito subito, lo sviluppo da lontano 97 ormai, quindi quanti flag. If not interactive gesture flag begin and not flex,
Non c'è modo di scriverlo meglio questo. Allora, event in, allora il concetto è che event info ha dei flag delle nostre interactive gesture. Andiamo a vedere il sorgente. Cioè c'è un set di begin, end e inerzia, che è la parte che sta un po' nel mezzo. Che linguaggio uso main? Io uso C Sharp, uso Delphi che è l'ambiente, il linguaggio che sto usando adesso, poi JavaScript per il front-end e poi anche a volte per il back-end. Uso Python, diciamo che poi conosco altri per conoscenza, Java e altri linguaggi, e Visual Basic per conoscenza, quindi per, però principalmente C Sharp, Delphi e JavaScript. Delphi per la parte back-end, per la parte applicazioni, per la parte diciamo programmi desktop, JavaScript per la parte front-end, main e C Sharp perché comunque sviluppo anche su .NET e, con .NET di Microsoft, e quindi sia lato server sia lato client no, al momento, anche se ci sono le implementazioni, però faccio applicazioni web più che altro con C Sharp, applicazioni Windows Form, mi è capitato. Begin inerzia, quindi dobbiamo controllare che nei flag non ci sia né begin né end. Tu fai per caso streaming su Twitch? Mi scordo sempre di chiederlo, che per chi fa streaming anche di coding ma anche di gaming, poi in realtà non è che, visto che ho fatto gaming anch'io di recente, mi sono lasciato andare, faccio di solito uno shout out, così magari poi info flex, quindi if not si può mettere no scusa, come è scritto t interactive gesture flag, vabbè io abbrevio, se no GF begin, e no, non vuole che abbrevi. Avrò attivato al meglio così si capisce, c'ha poi ragione anche lui. Questa parte più GF end in, in realtà non penso che di poterlo scrivere così. Non mi ricordo più cos'è l'inset, no, c'è cioè il char inset, come si testa se un insieme è contenuto dentro un altro insieme, non mi ricordo più, mi devo ripassare i set. Conosco Python, JS, roba di front-end, HTML, CSS ovviamente, Bootstrap, React, mitico React. React mi piace molto, mi piace anche Vue, mi piace anche Angular. Ma devo scegliere, non so mai cosa scegliere, quindi set. Comunque uno stream, sono un contabile con una persona per lo sviluppo web che sta decidendo che fare della sua vita. Beh, se non ti dà fastidio farlo 8 ore al giorno, sicuramente lato lo sviluppo è molto richiesto, quello è poco, ma sa che ho scelto l'help sbagliato, solo che adesso non me lo fa più scegliere. Eppure c'era il, devo andarlo proprio a cercare, pensa te, figurati se qui non c'è nulla che possa darmi una mano. Poi sicuramente fare questo mestiere bisogna essere come dire, ha fatto molte ore al giorno, quindi sicuramente Delphi sets, set and enumeration, forse qui trovo, stavo dicendo, sì, cioè bisogna documentarsi, però
diciamo che molti forum, a detta di molti, se non fai università, se non tendono a dire un po' molto difficile, vanno tanti anni, sì, è vero che ci sono tante, tante nozioni, quindi... E subset, ok, quindi se questo è un subset, ma io non voglio sapere se è un sub, beh sì, vorrei sapere se è un subset effettivamente. Adesso vado a vedere questo, però diciamo che per fare siti web anche semplici, un po' di design, sicuramente è una cosa che l'ha portata. Cioè, abbiamo fatto, io partecipavo a dei corsi ad Dojo, li insegnavo ai miei bambini, quindi chiaro che non è quella pagina magari HTML, foglio di stile che vedremmo in un sito professionale, ma quantomeno un minimo imparare qualcosa. Poi è chiaro che andare a sviluppare in maniera chiaramente professionale, con tutti i pattern, insomma, quello c'è l'esperienza, però se uno trova posto un'azienda comunque web che ha qualche senior con cui ci si fa crescere, piace il nome Compila, quindi va, un bel meme, infatti l'ho scelto apposta per molto per ironia, infatti qui al momento non sta neanche compilando e quindi siamo... No, non si usa questo per gli operatori, però questo... se è maggiore di, no, se è minore vuol dire che minore vuol dire che ci ho preso, no? Cioè minore uguale superset, se è un subset, the difference test for identical set. Niente, adesso faccio così. Allora, faccio così. Guarda. Così scriviamo codice anche. Se è diverso dal zoom, esce. If not interact just to flag, begin in event info flags. Quindi andiamo a testare se questo elemento c'è. O meglio, se c'è, allora non va bene, perché vuol dire che la gesture sta iniziando. Se è finita, non dobbiamo fare nulla. Se è nel durante, che poi forse bastava testare, vabbè, se il terzo valore, ma... Dobbiamo calcolare delta come la mancanza di basi matematiche serie che un po' mi destabilizza. Beh, sicuramente dipende un po' da quello che uno va a fare. Se uno deve fare siti web, è chiaro che se devi lavorare con dei dati, big data, fare statistiche, fare cose di questo tipo, o come dire, sicuramente avere una formazione in matematica è... può essere abbastanza importante, però io avevo 4 in matematica, però diciamo applicazioni business dove magari, non lo so, non che non deve essere necessariamente il gestionale classico, però anche qualcosa di un po' più elaborato, un sito, un catalogo prodotti, un sito magari di gestione di una verticalizzazione, cioè la parte matematica può anche essere un know-how che qualcuno fornisce da fuori, perché magari fa parte di un'azienda che vuole verticalizzare un sistema interno, un workflow, qualcosa del genere, quindi uno dice ok, tu conosci la teoria, conosci la matematica, conosci la procedura, io te la informatizzo e te la scrivo in un software, quindi dipende un po' dal tipo di applicazioni che poi si va a fare. Chiaro che più nozioni uno ha meglio è, però secondo me chiaro, sono tutte cose che rendono una persona più completa da questo punto di vista, però lavoro di notte una volta, adesso faccio solo le live. L'ho smesso perché non ce la facevo più.
Allora, event info distance mi dice quanto faccio di distanza e ho last distance. Questo è un integer. Strano che la gesture, ah vabbè, che sì, la gesture probabilmente è qualcosa di condiviso, e quindi web developer non è un problema con la matematica, infatti parlavo proprio di un percorso in uni. L'idea di fare università non saprei aiutarti, io ho deciso di non farla perché con la scuola, quando sono uscito, ne avevo abbastanza, nel senso che ho fatto una scuola molto specializzante su questo ambito, quindi informatica, e l'ho fatta apposta, e quindi sono andato direttamente al DoZoom delta maggiore di 0, ok? Quindi questo dice: mi tengo l'ultima distanza che ho percorso, guardo la distanza tra le due dita, quindi con le dita mi allargo e stringo, se le unisco ho un valore di distanza, se le allargo un altro valore, tenendomi in memoria il precedente, facendo la differenza, trovo praticamente se sto stringendo le dita o se le sto allargando, e quindi in base a questo vado sullo zoom a dirgli ok, allarga e restringi e fai questa cosa. E poi c'è da salvare ovviamente il last distance, event info distance, cioè per fare i successivi raffronti. Quindi però per provare questo dovremmo utilizzare un Telefunken, che quasi quasi mi preparo, perché tutte le volte non andiamo a provare, sempre se non è di nuovo morto. Cosa che è più facile, che è molto facile, tra l'altro non ho niente per ricaricarlo qui, sicuramente morto, quindi non ce la faremo a usarlo. Ok, quindi in questo caso ci siamo gestiti. Sento un accento veneto, no, sono emiliano, quindi Reggio Emilia. Save, run both Windows mobile target to verify that rotation and zooming work as expected. Quindi dov'è il mio cavetto che non trovo? Ciao a tutti, mi sono distratto per l'installazione del Delphi 11 CE. Ah, usi una community, così mi dici come va. Allora, io per qualche strano motivo non vedo in giro un cavo USB-C. Lo posso andare a recuperare, andiamo a vedere dov'è. Non sono schiattato, sono sia a casa, in ufficio, all'Enterprise. Infatti installatela sempre a casa che poi vi rincorrono per sapere se avete la licenza. Allora, non ne vuole sapere ad accendersi, quindi sicuramente sarà di nuovo rimorto. Ma poverino, ormai questo telefono, come dire, ciao Prince, mi dispiace non farmi vedere, ma è saltata la cam, o meglio, non mi fa più vedere la cam. Ah no, è acceso. Allora, molto bene, vediamo. Trasferisci file, eccolo che me l'ha rivelato. Quindi stiamo provando col 3D. Allora, abbiamo lanciato la nostra applicazioncina. Ah, ce l'ho ancora in esecuzione, sorry. Per forza che non riesco a scriverla. Con queste frecce
Ho visto Amazon messo in affitto tipo un componente software che usa Twitch nel caso in cui uno voglia fare il proprio sito di stream. Sì, Amazon ti dà anche un abbonamento gratuito a un canale preferito che io consumo sempre per i canali. Allora, con la rotella si ingrandisce, con la rotella sì. Infatti non capivo perché non era in video, mi vergogno, no? Mi sono accorto dopo che è esploso, ho provato un po' a scasinare, ma non, purtroppo non sono più riapparso. Se lancio l'amministrazione, cioè la configurazione della cam, mi vedo, però qualche strano motivo. Quindi con la rotellina su giù zoomiamo. In realtà stiamo agendo sulla camera, quindi abbiamo messo un punto di riferimento fermo fisso con questo, come dire, bello impostato, così con le loro, queste frecce che ti puntano sulla faccia, così. E muovendo il mouse spostiamo la camera, e quindi in realtà non stiamo muovendo l'oggetto, ma stiamo spostando il punto di vista girandoci attorno. Cioè l'effetto ovviamente è che sembra che noi muoviamo l'oggetto, ma in realtà ci stiamo muovendo attorno e quindi vediamo le diversi punti di vista. Quindi, e con la rotella si zoom, quindi col mouse sinistra destra asse Y, su giù asse X e asse Z con la rotellina. Però abbiamo implementato anche il touch e soprattutto la gesture di zoom, che è una cosa carina perché praticamente andando in questa simpatica viewport, che è quella che contiene tutto, c'è questo evento, c'è il gesture manager, che me lo so perso, dov'è? Oh, l'ho visto un secondo fa. Che mi sono impazzito? Ah no, touch è qua, ok, gestures, ok. Cercavo la G perché gesture invece è qua sotto. Dove abbiamo le interactive gesture, dove c'è rotate, two finger tap, long tap, double tap, cioè avete già incorporati in questo simpatico ambiente di sviluppo tutte le gesture più diffuse. Sai la che ci è già patchata? Dovrebbe essere già patchata con l'ultima patch. Dovrebbero aver allineato l'ultima patch, le ISO, l'installazione, e la CE potrebbe partire da quello. Cioè me lo chiedevi o mi volevi dire sai che la CE è già patchata? Cioè della serie sai che è già patchata? Ah, mi dimenticavo. Prince so che stream. Quindi andatevelo a cattare. Andatevelo a seguire, visto che fa cose per me troppo complicate, perché ho visto assembly su Amiga, ho visto delle cose troppo difficili per me, no, però no, mi fanno ricordare la mia gioventù, e quindi perché mi dimentico sempre, cioè, quando arriva Fubit mi mette subito, non so perché, però mi accende, che lui c'era un po' la cosa del lo shot out mi viene in mente subito, invece in altri casi devo un attimo ragionare, poi detto, ah è vero che stream. Ok, allora facciamo la prova del telefono, anche se, come dire, vabbè, non se n'è che si riesca a vedere il touch, però lancio l'utility che mi consente di solito di vederlo a video, quantomeno si vede questa utility è fantastica, molto meglio dell'emulatore. Beh, stasera non c'ho la cam in mezzo alle scatole, perché forse perché programma in Pascal. Dici Fubit? No, vabbè, no, è perché quando lo visito ho sempre detto, cioè la voce da ASMR, perché mentre gioca con retro gaming o programma c'ha questa voce calda, allora quando di solito arrivi in live e dice facciamo un bello shoutoutino
e quindi ormai l'ho associato allo shoutout perché so che fa spesso gli shoutout e quindi mi viene in mente subito. Invece in altri casi sono un po' maleducato, cosa ci devo fare. Ok, quindi qui pigliamo Android 64 bit, ci andiamo a fare un fix sul manifest perché altrimenti mi rompe le scatole. Forse prima devo provare a fargli fare un build, a fargli salvare il manifest, che non so perché, probabilmente sarà il SDK che uso che non sostituisce, però boh, non vedo gli altri fare questo diavolo di fix. Dovrò studiarci, forse magari. Allora, vediamo se mi ha creato, ok, il template, perché c'è il template del manifest che con dei flag che vengono poi sostituiti man mano. Mi arrivano delle notifiche live di gente che commenta roba mia in Facebook, ma venite in live, avanti, che ci salutiamo. Allora, via. Quindi c'è questo dove c'è tutti questi segni a posto, vengono sostituiti con la roba che configuriamo nel progetto. Tra l'altro, appunto, qui devo mettere dei permessi, no, non devo mettere niente, tanto c'è il permesso di usare le dita, penso che non abbia bisogno di... Però mi becca sempre su questa queries, che probabilmente va sostituita con qualcosa, e so che mi porto dietro sempre una configurazione, quindi me la porto dietro sbagliata ormai dagli albori. Ho fatto build, ho fatto male, volevo fare run, vabbè, compilato, quindi si è spento il telefono. Perché ci ho messo il blocco, che tanto... Ok, dovrebbe fare il deploy, quindi sta facendo il packaging dell'applicazione, poi farà il signing, farà l'embedding, farà il pipolling, installing, launching. Ok, dovrebbe averlo lanciato, perfetto, ce l'abbiamo. Sto con l'editina, sto facendo su, giù, dai la cera, togli la cera. Sinistra, destra. Peccato che nella gesto non vado a gestire il touch con l'inerzia, perché se la gestissi così farebbe il movimento zzz, cioè partirebbe veloce e poi dopo farebbe così il rallentamento, parte poi rallenta, però al momento non lo fa. Proviamo lo zoom, se non ho sbagliato. Forse c'è da cambiare un po' il fattore, perché basta poco movimento per, diciamo che non è proprio sensibilissimo. Aspetta, che sono anche poi scomodo io. È un po' violento, diciamo che forse potrebbe essere un po' più preciso e come algoritmo è stato abbastanza grossolano, però lo fa, quindi se muovo le dita le sto muovendo in tondo, sto divertendo. Io ve lo farei vedere in cam, però la cam non va, porca miseria. Non c'è modo di... sì che c'è modo, dai, di far vedere in debug oppure nelle funzioni di accessibilità. Cos'è Light Touch? No, AI Touch è questo. Shopping visivo? No, non era questo quello che è. Nelle funzioni di debug dovrebbe esserci. Perché non le vedo? Dove sono? Sistemi aggiornamenti, forse? Mi scordo sempre che poi c'è la ricerca. Allora, debug.
ci fosse la cam. Ho provato ad attivare anche quella interna del debug. No, opzione sviluppatore, ok, posizione puntatore, mostra feedback visivi per i tocchi. Vediamo se pim 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 pim, ok, diciamo che almeno questo mi fa un po' da interactive demo. Vediamo se, ok, adesso si vede. Quindi finché si vede il pallino vuol dire che il mio dito è premuto e quindi si sta girando in orizzontale, fa l'asse Y, così fa l'asse X. Quindi se vado un po' zig zag lo sto un po' martoriando. Lo sto facendo girare, quindi. E se invece faccio lo zoom, si vedono questi due, li allontano. Non mi prende la gesture. Ok, adesso l'ha presa. Perché è un po' sensibile, forse ho anche le dita grosse come Homer Simpson, però nella gesture fa vedere che diventa molto piccolina, forse se lo riduco molto ho molto più margine, però forse bisognerebbe ridurgli un po' il fattore di scala quando fa, andrebbe passato forse come parametro, in modo che però poi la cam in realtà, cioè come si diceva prima, se io stringo, in realtà sto prendendo quella cosa gialla che si vede qua, questa qui, e mi sto allontanando, è quello che in realtà sto facendo, cioè sto lasciando quello fermo. Quando giro sinistra destra questa ruota e con lo zoom in realtà si allontana e si avvicina. Quindi voi avete un qualcosa che ha un suo sistema di riferimento centrale, fermo, posizionato. Non dovete muovere l'oggetto, ma muovete quello che è la visione dell'oggetto. E quindi non ho capito perché mi ha fatto mettere una luce sulla camera. O se questa camera ha la possibilità di infondere delle luci abilitata, quindi depth, boh. Se lo metto a 10, no, non mi fa fare nulla. Light type, ovviamente ci vuole point. Chissà che combina adesso queste con le luci, prima o poi ci faremo altri esperimenti, però diciamo che almeno da questo punto di vista si direbbe che la cosa è abbastanza. Mi ha fatto mettere una luce sulla camera ma non me la fa utilizzare, quindi non so bene di preciso qual è l'utilizzo, ma light camera point spot. Colore bianco. Se fosse invece blu. Ah, ok, vedi che la luce o verdino, ecco che gli dà un po' di riflesso e qualcosina si vede sulla. Che quello che dovrebbe essere rosso, cioè tutto rosso, viene. Se mi allontano però la luce dovrebbe ridursi, ma non so come. Non so bene come funziona fisicamente, infatti poi sto appunto cercando di capire un po' di cose, ma non abbiamo ancora fatto tutti i demo, quindi andremo a vedere poi. Spot, exponent, spot cutoff, ma sa come funziona. Quando ho visualizzato prima si vedeva il riflesso, sì, l'ho visto che c'era il riflessino verde,
però volevo capire un attimo, perché rimane verde, se mi avvicino o mi allontano dovrebbe ridursi, dovrei capire un attimo com'è che lavora questa fonte di luce. Però le altre funzionano bene come ambiente diffuse, diffondono un certo colore, quanto sono shining, colore rosso, shininess 50, va più shiny di così. C'è quella blu che si vede poco perché è coperta, ci vorrebbe un blu un po' più vivace, un'acqua marina, ma tanto. Material source Z, ok, sono associate, sì. Sono associati tutti, quindi. Poi chiaramente con l'animation potrei, nulla mi vieta di ruotare ad esempio la camera, di fare una rotazione Z in modo che la camera, come dire, cioè ad esempio sulla Y, in modo che la camera faccia questo giro perenne, e quindi not bad, interessante. Questo non mi interessa più. Funziona anche la gesture, poi sarebbe interessante provare anche l'inerzia e tutte quelle cose che magari creano un effetto più fisico, più. Però quindi abbiamo scoperto la material source. La volta scorsa abbiamo fatto un altro material che era la texture material, quindi color material, date un colore alle forme, texture li avvolgete in una bitmap, light emette luce, quindi diventa glowing, diventa un neon, quindi in modo che le superfici abbiano, come dire, quantomeno un aspetto, un colore e un effetto sull'ambiente circostante. La camera, che diventa la camera anche di design, se ne può mettere più di una, e quella impostata di default è quella con cui si vede all'inizio la finestra in fase di progettazione associata al dummy. Nel momento in cui noi la spostiamo a runtime vediamo praticamente una visuale diversa della scena, e anche questa può essere dimensionata e posizionata dove vogliamo. Per default è praticamente posizionata davanti a tipo sitcom, cioè c'è la parte davanti, c'è il divano della sitcom e la camera è in centro che guarda dritto, come se registrasse appunto uno show televisivo, per così dire. Il dummy è sempre il componente che fa da cubo, che è scatola virtuale, quindi quando bisogna impostare qualcosa cioè mettere degli elementi e farli muovere in maniera coordinata, come in questo caso il dummy scene, questo dummy contiene tutti e tre i cilindri in modo che muovendosi o ruotandolo vadano tutti coordinati, altrimenti rimarrebbero fermi e dovremmo pilotarli in maniera separata, mentre in questo caso addirittura non andiamo neanche più a cambiare la posizione degli oggetti, come abbiamo fatto tipo con la terra che la facevamo ruotare. In questo caso, perché noi siamo fermi come punto di riferimento e l'oggetto ruota, in questo caso l'oggetto è fermo e siamo noi che ruotiamo quel punto di vista. Poi vabbè, l'effetto che si ottiene in questo caso è quello di vedere come se l'oggetto ruotasse, però virtualmente siamo noi in realtà che ci spostiamo, quindi in questo caso l'effetto che otteniamo è quello. Però è interessante, perché se uno mettesse giù una serie di elementi e costruisse un ambiente virtuale, potremmo decidere da che parte guardarlo, potremmo dargli una. C'è un altro demo, un ultimo almeno in questo libro, però diventa un po' lunghetto, che in realtà ce ne sono un altro paio, che è l'uso di elementi 3D,
cioè si possono caricare dei file in formato OBJ, DAE, ASE, che sono dei formati standard usati dai software di modellazione. La cosa carina quindi è tirare dentro anche degli oggetti, non dovendoli comporre, cioè, in maniera, cioè, con delle forme, ma avere qualcosa che vada a modellare, che ne so, in, come si chiama, non Blender, il software, quello per il 3D, vabbè, mi verrà in mente, portare dentro un oggetto e a quel punto, più che la texture, mettergli una camera davanti, applicargli delle luci, cioè vedere un po' di effetti, girarci attorno e riuscire in questo modo a inquadrare un soggetto. Può essere magari la rappresentazione virtuale di un personaggio, di un omino, di un, qui c'è un esempio di un elmo medievale, che non è a caso, vabbè, perché c'è Delphi, quindi però mi ricordo che una volta, quando avevo fatto le prime prove, avevo importato la riproduzione di un TARDIS, e quindi che non è male da un certo punto di vista, era proprio perfetto, renderizzato perfettamente, quindi l'avevo importato perché, facendolo ruotare veloce, sembrava, vabbè, il Dottor Who, e quindi vabbè, è un po' di... Quindi quell'oggetto. Poi c'è un altro demo, che è la Starfield Simulation, ovvero trovare il modo, quello classico tipo stile screensaver, di creare degli oggetti, le stelle che ti vengono, come dire, ti vengono incontro, quindi tipo salto nell'iperspazio, una cosa che di per sé forse non sono, cioè, come demo, vabbè, in realtà per un gioco potrebbero anche starci bene. La loro bellezza è che ti fanno un po' capire anche come si usano gli oggetti e come si ragiona nelle tre dimensioni, quindi con i vari componenti, e quindi fin d'ora abbiamo usato i coni, i cilindri, abbiamo messo la camera, abbiamo messo il dummy, abbiamo messo due tipi di material, cioè abbiamo già fatto un po' di cose, gestito le gesture sia su desktop sia su mobile, insomma abbiamo fatto un pochino di cose, abbiamo fatto sia applicazione 3D, questa invece ricordo che è 2D con un viewport, quindi si può sempre come dire, avere la possibilità di incapsulare qualcosa di bidimensionale in un tridimensionale e viceversa, quindi creando le apposite viewport, cioè avendo gli appositi componenti che installano praticamente il sistema tridimensione dove siamo a due e viceversa, quindi, perché magari può essere che un pezzo dell'interfaccia, io voglio fare un software di progettazione, magari qui sotto mi metto un pannello con delle track bar e quella mi sta bene vederle 2D, l'altra volta sì, poi c'è la sfera, quindi sfera, cono, cilindro, ci sono un po' tutte, il cubo, ci sono un po' tutte quelle forme, però poi vabbè, la cosa più interessante giustamente è tirare dentro dei modelli, degli oggetti che rappresentino qualcosa, ecco, da quel punto di vista, però so, ci sta, magari io devo fare un sinottico, voglio fare un qualcosa di un po' più elaborato, riesco a fare anche una, cioè con poco sforzo, un'applicazione business, riesco anche a riprodurre qualcosa di tridimensionale, se devo simulare un nastro o qualcosa, cioè riesco a fare qualcosa di più reale, ecco, di più realistico. Poi in realtà mi sarebbe piaciuto riprodurre un altro esempio, però partendo dal mondo del web, una sorta di carousel 3D, adesso non mi ricordo se riesco a ricordarmi la pagina, sì, grazie, non è questo, è fatto con delle cards, no, con dei numeri sopra, adesso non mi ricordo. Non mi ricordo dove era il sito, dove l'ho trovato. Forse questo, forse l'ho trovato. Dove lui parte con questa rappresentazione. Qui siamo all'ambito web, quindi abbiamo fogli di stile, cose di questo tipo. E gli applica la scena, diciamo, dà una dimensione alla scena, gli dà della profondità. Poi in base all'elemento iesimo
applica delle rotazioni diverse sull'asse, in modo da, sull'asse Y, quindi quello verticale, in modo da praticamente dire ok, il primo non è proprio così piatto, ma è leggermente ruotato su se stesso verticalmente, quindi un po' come la Terra. Il secondo è ancora più ruotato, il terzo ancora di più. Girandoli così e posizionandoli uno di fianco all'altro, adesso vado qui sotto, esatto, vedi, fa vedere che rispetto al piano sono sempre più ruotati. Questo ha una rotazione sull'asse Y di un certo tipo uguale a questa, questo è ancora più ruotato, questo è ancora più ruotato, quindi cambia Y ma cambia anche la Z, perché questo da qui deve spostarsi indietro. Il nostro punto di vista sarebbe qui davanti, quindi vediamo l'1 naturale a 0, quindi questo è lo 0, il 2 che è 40 gradi è questo qui, l'altro che è qui a 80, cioè normalmente verrebbero tutti nello stesso punto e sempre più ruotati, però posizionandoli anche in posti diversi si riesce a fare, qui c'è tutta la formula che spiega appunto come traslarli, si riesce a fare questa roba qui, cioè vederli, e questa è un po' la cosa che mi piace del 3D, cioè non è la questione di riprodurre Doom, cioè vabbè, devo fare un gioco tridimensionale, ma la questione di avere un 2D con un po' di spazio dietro lo schermo, cioè anche questo fondamentalmente è un 2D, però mi consente di vedere che là dietro c'è il 5, cioè io nello stesso spazio, come quando ho delle carte o delle cose semitrasparenti, ho una cosa in primo piano, però volendo riesco a vederne anche altre, quindi se vedo che sul 5 c'è qualcosa che mi interessa, io so che devo scrollare finché non me la trovo davanti, e quindi nello stesso spazio riesco a vedere più informazioni. Io che, ciao Coder, okay, arrivo con lo shout out, perché anche tu so che streami forse è appena finito. Gli assi nel flagbox credevo fosse tanto, ma no, infatti questo è proprio quello, cioè ruotati sulla Y, quindi sono sempre più inclinati, e quello dietro è talmente tanto ruotato che praticamente la faccia va nell'altro lato, e quindi andate a seguire Coder Cut che vedo che fa cose, non so se ancora con Go. L'altra sera ho fatto un salto, poi dovevo scappare, ho visto che c'era una live, mi sembra, su Go, fatto ieri, che ho fatto 100 follow, mitico. E io stasera sono arrivato, vabbè, non è che voglio flexare, però è giusto, sono arrivato a 300 netti, quindi mi ritengo soddisfatto. Quindi quello che succede in realtà è che se cliccando questo aspetto piatto lo si trasferisce al secondo, e l'uno prende quello del 9 eccetera, se lo scambiano praticamente fanno questo giochino qui, cioè poi qui se lo scambiano con un'animazione, cosa che si può fare benissimo, e quindi invece che scattare l'uno nella posizione dell'altro si muovono, e dietro riesco sempre a vedere con la semitrasparenza che c'è il 4, quindi so che se voglio il 4 devo fare così, e esagerato, ma lo... E qui c'è un esempio con tante più celle, meno celle, cioè con, quindi che funzionano così, oppure la ruota della fortuna, facciamo 100 100, cioè anche questo non è male come tipo di, e di fatto si usa JavaScript per impostare dei valori, cioè sono tutte trasformazioni su asse Z e asse Y applicate con una formula matematica per sapere a seconda della posizione che occupano quanto vanno portate dietro e quanto vanno girate, in poche parole. E nel momento in cui io devo spostarle, se trasferisco le caratteristiche di una all'altra e ai valori applico un'animazione, li vedo muovere in questo modo, e quindi l'ideale sarebbe, mi sarebbe piaciuto provarci con FireMonkey, dove ovviamente non abbiamo, cioè non abbiamo CSS, ma abbiamo rotation, cioè qui rotate Y 0 degrees e translate Z di questo, da noi diventa rotation, dov'è? Datemi un oggetto posizionabile,
rotation angle Z e position, cioè non è che cambia poi. Translation potrebbe essere ad esempio in realtà un dummy o comunque un contenitore, che forse c'è anche un modo più facile di farlo, quindi bisogna trovare il modo di tradurre e flexa. Ok, il prezzo è giusto. In realtà è un caso, perché era 2 settimane che era 299 e poi è miracolosamente. Per cui non lo so, mi intrigava questa cosa, solo che quando vedo della matematica devo un attimo pensarci, quindi. Però qui ci sono un sacco di demo, cioè la cosa carina di questo è che facciano vedere gradualmente il fatto che crea dei riquadri, quindi sono proprio riquadri, poi inizia a dare delle proprietà trasformate e degli orientamenti a ciascuno, e quindi si vede singolarmente come vengono posizionati nello spazio. Dopo che hanno la loro posizione, mettendoli assemblati, si riesce a capire, ad esempio qui ha fatto il cubo, ha preso le varie facce e le ha ruotate sui vari assi e spostate indietro con questi 100 pixel, in modo da metterli ognuno nella propria posizione. Quindi questo è un po' il principio, però è utile per capire. Poi qui chiaramente, sostituendo poi le proprietà, si vede che di fatto qui si sceglie qual è la faccia da vedere, e ogni, scambiando i valori, essendoci CSS, fanno da soli l'animazione, ma anche con FireMonkey abbiamo visto l'altra volta che l'animazione ce l'abbiamo già, come dire, by design, perché avevamo fatto le nostre prove. Dove era la nostra terra? Mitica Moving Earth. La nostra Moving Earth che si muoveva, non vado su Android, se no si muoveva e faceva la sua porchissima figura ingrandendosi, cioè questa animazione ed è tutta col pilota automatico, cioè l'abbiamo detto, guarda, 0 a 360 gradi in tot, qui c'è il material source texture con la bitmap spalmata che fa ruotare la terra, con il dummy che si ridimensiona e fa, non è proprio perfettissima perché c'è un po' di spigoli, bisognerebbe aumentare la qualità, perché c'è un parametro di quality, mi sembra, non mi ricordo se qui o da qualche parte, questo però è il 3D, quindi forse non è qui che c'è, questa è un'altra cosa, no, mi confondevo con un altro framework, device orientation, no, questo è per il design, niente, quindi mi sono sconfonduto con un'altra cosa, perfetto, solo per cui le animazioni ce le abbiamo, quindi i valori non li andiamo a impostare direttamente, ma gli diciamo che deve migrare dal valore attuale a quello nuovo, e c'è modo di farlo, perché ogni animazione gli possiamo dire qui float animation start stop, oppure gli diciamo start from current, e vuol dire che basta mettergli solo il valore di stop e lui si muove. Poi ci sono le varie animazioni, le varie funzioni. Qui secondo me non c'è il cubo, il box fa tutte queste, fa la scatola, quindi che è già una cosa un pochino più irregolare, e poi è interessante questa intro perché più che altro fa capire appunto l'effetto del 3D. Anche il car flip è interessante perché parte con la, cioè anche solo questo per me sarebbe già una cosa interessante da provare, perché fa vedere se le varie flip, e quindi fa vedere l'effetto della carta che si gira, e questa ovviamente è anche abbastanza, questa è abbastanza semplice perché ruoti 180 gradi sulla Y, e quindi l'elemento bisogna usare un dummy con due facce, mettere qualcosa davanti e dietro, fare un, e qui c'è addirittura un effetto di traslazione sulla X che fa, cioè la carta non gira solo sull'asse Y ma si muove appena in avanti, e poi c'è proprio un effetto di
È interessante, bisognerebbe seguire tutto questo tutorial. L'obiettivo ovviamente è quello di dire: mi faccio un'interfaccia come questa qui, che è un po' piccola come schermata, però dove io ho una cosa 2D, però se avessi tante forme, tante finestre orientate in questo senso, una davanti all'altra, con la stessa spazio bidimensionale vedrei più cose, perché occupa come se dietro lo schermo ci fosse della profondità, quindi è la cosa più che più mi piace del 3D. Quindi mi ricordo che Antonello Caramagno cercava un effetto del genere qualche tempo fa, era l'app meteo dell'iPhone 3GS. Esatto, questo è un po' vecchiotta, però no, sul web c'è lo stile, qui ci sono le proprietà, però i concetti rimangono i medesimi, però chiaramente bisogna un attimo familiarizzare e vedere come riprodurli, però sarebbe interessante in ogni caso. Che dire, quasi mezzanotte, io andrei nella schermata solita, questa qui, ma non mi si vede e quindi non so come mai. Non so cosa potrei fare per ripristinarmi, perché ci ho già provato, sono andato qui, ho fatto deactivate, ho fatto configura il video, ma non fa una mazza e non so perché. Ci sto riprovando, ma qualunque scelgo non... Captura audio only, use custom, ma I don't understand, non capisco come mai non funziona. Ho provato anche a cambiare cam, ho usato quella integrata, ma non funziona. Non è che forse ce l'ho anche coperta, no. Logic Capture, proprio la parte di, diciamo, cam è andata a Marengo, proprio. Quindi teniamo così. Che ci vogliamo fare? C'era anche lo sfondo, ma continua a non comparire, quindi non compaio neanche qui nel mio sfondo da gaming, niente da fare. Stasera è andata così, c'è poco da fare, siamo scomparsi dal video, ma tanto poi non è che sia poi quella gran bellezza da vedere. Comunque Delphi c'è, installazione completa di tutti i pacchetti con sulla stessa macchina anche della 10.4.2 senza problemi. Sì, la 10.4.2 la puoi tenere, cioè non devi tenere una 11 con la 11. Però se hai una versione più vecchia puoi installare sia un Enterprise sia, so che non si può mettere la Plus Builder, non c'era studio, non è una trial, hanno già fatto tutte le frequently asked question sulla questione, però dovrebbe essere patchata, quindi dovrebbe essere esattamente quella che sto usando io, cioè tranne, vabbè, io c'ho un Enterprise, quindi, però come build dovrebbe essere quella, quindi ho 2CE. Può essere che la vecchia poi forse smetta di funzionare, perché da quello che ho capito loro poi attivano, cioè la licenza attiva sempre poi la versione più nuova, però non sono sicuro di questa cosa. Mi pare di avere, ah sì, per a casa va benissimo, quindi vabbè, io a casa ci lavoro, a casa ufficio c'è la mia licenza, quindi, però funziona sempre anche quella. Beh, al momento sì, cioè bisogna vedere nei momenti in cui è terminato l'anno che cosa fa il 10.4.2, se praticamente scadendo, se continua a funzionare la licenza solo sulla versione più nuova o solo sulla... Però cioè, materialmente adesso se uno la va a scaricare, scarica sempre la nuova, quindi non c'è più l'installazione della precedente, quindi...
Io sono un dipendente da Delphi, quindi è giusto. Oh, mi spiace che non si vede la cam, sembra se uno, non un capo, sono un boss della mala, ma io non sono un capo, anch'io sono un dipendente dai miei numerosi clienti che diventano... Bella, ciao Cudi, first time chat, quindi benvenuto o benvenuta. Mi spiace che tu veda lo schermo semi vuoto, ci devo mettere un segnaposto o qualcosa, non so cosa metterci. Ci metto una X perché non si vede la webcam, quindi faccio prima, non lo so come potrei fare. Oh, ho un'idea, cioè sono scemo. Sono scemo. Scusa, allora la logic, allora la impostazione di Logitech funziona. Quindi se io attivo l'app che mi fa vedere, che adesso si arrabbierà perché la cam non è giustamente visibile, ma se io spengo qui il programma mi vede e quindi potrei fare così. Fregato, tiè. OBS. Ho fregato OBS e l'ho fregato, cioè ho attaccato, perché la cam va, è solo OBS che si è, che ne so, boh, si è, non lo so, stasera si vede che anche lui c'ha, sente la, non lo so, sente la parte, però non vorrei che, no, questo è il microfono, non dovrebbe avere il suo microfono. Che belloccio. Ah, ok, era meglio se lasciavo spento. No, ben arrivato. Senti parlare senza vedere, dai, pensa che in tanti comunque lo fanno, si fanno l'avatar o... Però sì, in effetti non è più, cioè così è meglio, anche se purtroppo la presenza è quella che è, però come dire, la presenza si può dire questo. Quello è il massimo, ma fai schifo, dai, fai veramente schifo. Mettiamolo così. Dicevo, ciao Cudi, non so se benvenuto o benvenuta, poi magari ci dirai che si chiedono abitudini, si chiedono i pronomi, come fare domande sul codice, cioè sul codice di prima o sul codice in generale. Il codice in generale dipende se lo so, se no, ci siamo divertiti col 3D è che eravamo in fase di chiusura perché, come dire, a proposito, dai, portare, sono lui, ah, si chiede perché non sa mai quando fare figuracce, quando... In generale C Sharp, beh dai, C Sharp lo tratto però. Però ci sono, allora io di solito come adesso faccio un po' di bazzico qualche forum, così già che ci sono, tipo il forum dei programmatori.it, che sono uno dei pochi che sono, gli metto il link in chat. E poi anche il forum di html.it, perché così se qualcuno, so qui ci sono delle domande, andrò a vedere, perché di solito quando si, no, se ci sono un sacco di utenti che possono dare una risposta e quindi nessuno ha bisogno di un aiuto, così in generale sul codice. Io di solito, perché mi è capitato ad esempio che mi scrivessero anche questa settimana in privato, cioè ho risposto un paio di domande e poi ho detto ma meglio usare il forum più che altro perché a volte c'è anche qualcun altro che può fornire la risposta, quindi se uno l'aspetta in privato e non potendo seguire tutti chiaramente faccio un po' fatica e poi le risposte essendo private non sono, cioè alla fine non sono utili. Possono essere utili anche ad altri, quindi se vengono dati in maniera pubblica, chiunque trovi, si trovi nello stesso problema, può
può ricercare, può trovare la risposta. E poi ci sono tante altre, c'è il regolamento, quindi leggi i regolamenti, il primo lo bazzica un po' di più, il secondo inizia, ma più che altro sono un po', inizia ad essere un po' in disuso, perché si trova in giro un po' tutto e quindi spesso le, sì, sono domande un po' basiche, però cioè, comunque tal più si indirizza su documentazione o qualcosa del genere, dipende poi se usi C Sharp per hobby oppure se lo usi per... sono vito sicuro, però sarà una banalità. Nel caso chiaramente fai sempre prima una ricerca, perché molto spesso, soprattutto per le banalità, si trovano già in giro risposte, pure ChatGPT adesso in grado di... Vabbè, noi italiani siamo un po' sfortunati da quel lato, però che l'abbiamo bloccato, però non è affidabile, va sempre un po' verificato, però cioè, ormai sulle cose banali, su altre cose invece quelli sono... Lì ci sono un po' di tutte le figure, quindi ci sono quelli professionali, novizi, quelli ottimisti, tragici, ci sono... Ogni giorno c'è... Cosa devo fare per diventare sviluppatore? Una domanda di questo tipo, che ovviamente capisco sia la domanda più... Ho provato Bing, va bene, sai... ho visto su Facebook, cioè, vabbè, non ho messo... Cioè, ho visto, volevo commentare, però comunque quella è la risposta di ChatGPT, perché è integrato direttamente con OpenAI, Microsoft ci è integrata, ma ha fatto bene, ci ha messo 40 milioni o qualcosa del genere, quindi direi che l'integrazione con motore di ricerca è la prima cosa a cui pensare. Fatti stare attento Google, perché essendo stato colto un po' in fallo con questa OpenAI che e con Bing che già la integra, preferisco sempre Google come motore, come feature, perché ho provato a usare Bing, però quando vedo dei risultati, non lo so, mi trovo meglio, o DuckDuckGo, quelli, però come Google direi che cioè, mi piace l'affidabilità o il range di risultati che dà. Però effettivamente se si inizia ad integrare altri servizi che non siano lo sfondo che cambia, che ovviamente non è significativo, potrebbe essere che si fa anche presto a passare da Internet Explorer a un 90% di Firefox per passare poi al 90% di Chrome. Cioè la gente viaggia e migra facilmente se trova la killer application, e quindi non lo so, Google so che ha lanciato il suo, però se ne parla relativamente poco, cioè ChatGPT è... Mi ha chiesto come spiegarmi, fare una componente Delphi, per la risposta è stato preciso, sì ma anche combinando delle cose, cioè o farsi spiegare il codice oppure customizzare una DB grid. Ci sono stati diversi test dove tra l'altro puoi chiedergli il codice, poi puoi dirgli me lo modificheresti per invece di non so 5 lavorare con 10 non so mele, pere, banane, quello che, cioè chiedergli una modifica sull'algoritmo che lui stesso ha prodotto e lui ce lo corregge. E sempre stare attenti che comunque è un assemblaggio di elementi che statisticamente si trovano assieme con quello che scrivi, e quindi non è ragionato, e non è, quindi va sempre un po' collaudato, e quindi insomma è uno strumento, una macchina, come sempre ti abbandona nel momento del bisogno, no, però ha il suo principio di funzionamento che io dirò l'ho usato, ho risparmiato un sacco di tempo scrivendo il testo di alcune live o di alcune tipo i webinar, quando ho dovuto fare webinar su non so MongoDB, cioè perché mi devo stare a inventare, gli ho detto scrivimi un testo di presentazione per un webinar in cui si parla MongoDB aperto a tutti, e ho fatto il testo, cioè tanto quello che avevo scritto io, cioè finché il testo è boilerplate, un invito a gente a vedere un webinar, cioè non è che ci devi scrivere. E quindi sì è chiaro che lo so che, cioè non è che gliel'hai chiesto perché non lo sapevi proprio per fargli la, per vedere quanto lui è preciso, e quindi no, molti sono stati abbastanza stupiti. Su una live ce l'abbiamo fatta comunque su ChatGPT, ma c'eri, quindi sicuramente ci sei sempre, quindi infatti gli aficionados
Vedi che anche lo stato di utente VIP, che c'è un diamante che giustamente ci sta, quindi sempre presenti. No, interessante sicuramente. Quindi poi c'è magari una live, proviamo l'estensione che ha fatto, che ha distribuito, non mi ricordo chi l'ha fatto, però l'ho già letto due volte in un blog perché la sta mantenendo, che si interfaccia tra l'altro con diverse API avendo un API key per completare in automatico il codice dentro Delphi direttamente con un dentro l'IDE, facendoti restituire il codice da copiare e incollare dentro l'ambiente. Quindi sarebbe interessante provarlo per vedere, insomma, sia come funziona, sia come vedi che poi alla fine, cioè è vero, altri ambienti hanno il loro ecosistema, quello che vogliamo, però cioè, grosso modo poi gli strumenti, quelli più importanti o più rilevanti alla fine vengono poi prodotti per chiunque e non sono poi tutto quello sforzo. Quindi Getit, l'ha messo pure su Getit, beh, fantastico, quindi ottimo da quel punto di vista, ha fatto benissimo. Però mi aveva stupito perché ci aveva proprio fatto ricamato una bella estensione fatta anche bene oltre a fare la prova, e quindi non era male. Bene, io vado a vedere se c'è, se per caso c'è qualcuno. Si vede da qui, e qui fare un raidino, ma che sviluppa quest'ora, a parte che alcuni sono qui in chat, quindi ma perché va sempre sul mio, ma che combina, hola, stavo leggendo visto che stavo installando. No, quello è interessante, interessante indubbiamente. Allora, dove andiamo? Ma beh, abbiamo il buon, vabbè, il Fubit l'abbiamo già raidato, ma abbiamo un paio di persone. Di solito c'è Vision che ci dà un qualche suggerimento, ma beh, potremmo, siccome ha finito il dungeon quest fatto in Pascal su Commodore 64, per rimanere in tema, potremmo fare un raid al mitico Fubit, anche se secondo me è appena entrato in live, quindi sono ancora relativamente poche persone. Sì, ho visto, è anche venuto bene, come, diciamo, come resa dal punto di vista, non è male. Via, dai, andiamo, rimaniamo in tema, andiamo a raidarlo giusto perché ci sta. Ok, quindi direi che per stasera è tutto, la prossima volta magari finiamo l'argomento, così parliamo di nuovo sempre di 3D. Per stasera direi che possiamo dire che abbiamo finito, basta, chiuso, vai. No, rimanete per il raid, così anche se non ne fate nulla, perché dico sempre, così si punti il canale, ma tanto non se ne fa nulla, se non si usano, devo trovare modo di farlo, di riutilizzarli, quindi di farci qualcosa, però adesso mi farò venire qualche idea, dei nostri bug fix, tanto che si accumulano che non fa mai male. E niente, la prossima settimana vediamo se riusciamo a far live, perché sarà una settimana, devo partire con un corso Angular da fare che sarà un po' impegnativo, e quindi però cercherò di fare ugualmente la live, quindi domani dovrò chiarirmi un po' le idee dello sforzo che mi servirà, perché è un corso advanced, quindi devo studiarmi, testarmi un po' di cose, quindi vediamo, se no, se riusciamo facciamo questa cosa sul 3D, altrimenti buon primo maggio, buon ponte per chi lo fa, cioè ponte, buon lunedì di vacanze,
e partiamo con il ride. Buonanotte, direi, grazie come sempre per la presenza che c'è sempre, e se concorrenza Fabio Biondi, no, ecco, mi servirebbe per passare un paio di cosine, ma faccio un po' come posso. Fabio Biondi è inarrivabile da questo punto di vista, ma cerco di fare il possibile. Grazie di nuovo e buonanotte e alla prossima. Ciao a tutti. Ciao ciao.